ma sta arrivando anche il tempo di Nicola Pedersen e Ferrari, che in questo momento è perso a 11 secondi e 9, ha pagato qualcosina in più rispetto agli altri. Eccolo là. Ricevono la coppa del gradino più basso del podio per quanto riguarda la 7. Il momento per i fotografi. Allora, ci racconti le prime impressioni con questa macchina che, nonostante ha un po' di primavera alle spalle, ma è una macchina che abbiamo visto anche in prova molto competitiva e molto veloce. È stato il sogno di una vita e non, sapevo che andava forte, ma non sapevo che era così facile da guidare, però molto impegnativa, bisogna starci sopra per andare forte. E abbiamo visto i tempi con i primi due, insomma. Assolutamente, i tempi fanno onore, quindi ancora complimenti, bravi. Grazie. Complimenti ancora ai terzi di classe A7, Matteo Maggiolo, Mauro Savegnago. Ora lasceranno il palco, si passerà al gruppo Racing Start, al vecchio gruppo Racing Start per i primi